Mario, cos'è che sta cambiando di più nella momento intimo? Cos'è che sta cambiando di Non ho più? voglia di fare momenti intimi. Dario, se mi vuoi chiedere un momento intimo, mi chiami al telefono come fai di solito. Sai benissimo che sono sempre alla ricerca. Che è sto sguardo da Francesco Sole, bro? Momento intimo. Ti ho detto, devi stare tranquillo, è un momento intimo tra di noi. Devi rilassarti, Mario, veramente. Pensa, respira con me. Benvenuti ragazzi in Oriente. Lo capiamo davvero? Oggi impariamo a Non ne meditare. so un cazzo io di meditazione di Oriente, non so niente, non so niente. Proprio per questo siamo i migliori a saperlo. Rilassati, Mario, innanzitutto. Ah, tipo Ascolta, Socrate. metti questa musica per favore. Intanto ci vuole brucata appostata una simpatica immagine. Eccola qua, ci saluta. Metti questa musica, metti bene. Ho Ecco qua. Metti messo la bene. Oh. La senti, musica? Ecco Hai staccato lo streaming? qua, senti che bello. Rilassati. Allora, ragazzi, Non mi sento per niente rilassato. iniziamo con un esercizio di respirazione. Sei pronto, Mario? Ma li sai testi esercizi? Dove Certo, mi hanno insegnato a palestra. Allora, ascolta, te li hanno vado. insegnati in palestra gli esercizi orientali di meditazione? C'è un po' di tosse, vai. Vai, carico, Almeno invece vai. stavi ridendo. Fissa un punto, fissa un punto. Immagina un colore. Immagina un colore. Svuota la testa. Svuotala. Come faccio a Svuota svuotare? e svuotala, svuotala, rilassa. Non pensare che sei in live. Ecco, pensa a quello che c'è dentro il cranio del rosso più bello di Twitch. Pensa. Esatto, il vuoto. Allora, guarda bene. Perfetto, adesso sei vuoto. Perfetto, ci sei riuscito. Fissa un Lo colore. decido io. Zitto, 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 perché sennò poi ti si riempie di nuovo la testa, svuota. Adesso respira. Beh, non credo, questa è rabbia, sento rabbia, sento Perché mi sto rabbia. No, innervosendo, non devi, Dario. devi svuotare. Guarda bello il Trentino Alto Adige. Svuota bene. Quello non è il Svuota. Trentino. Vai. E adesso svuota. Ok, adesso tieni le mani così. Così le devi tenere. Fidati. Fidati. Tieni le mani così. Bravo. No, dita unite. Anche voi ragazzi a casa. Unite. Unite le dita. Appiccicate. Bravo. Allora, respira. E poi piega così. Piega, piega bene. Piega. Piega così. Piega. Ma chi cazzo è quello nella tua maglietta? Coxer. Piega, piega, Bro, ma trattieni le risate, cazzo. piega Ho bene. piegato, E cazzo, poi poi. ecco, fai sentire l'aria che ti passa nel petto. Così. Poi Sì. la butti fuori. Blocca, blocca così. Blocca. Cazzo blocca questa roba? Fai finta di bloccare tutti i tuoi pensieri negativi che li devi lasciare all'esterno, buttandoli al di fuori. No, no, è vero, buttandoli al di fuori, buttali bene, Ma ripeti. buttali bene. Ok, adesso indica i tuoi, col bravo, vai così, proprio davanti a te, A chi? indica. Ah, ok. Indica un nemico che non c'è, fissa un punto e indica il tuo nemico. Le persone che ti fanno male, bravissimo, visualizzale. Le persone che ti fanno male, le Sì. persone che non si fidano di te, che non capiscono quanto soffri. Adesso Vai. altro dito. Chiudi gli occhi, però devi tenere chiudi gli occhi. C'ho gli occhi chiusi. Indicali con due dita. Con due dita. No, 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 con due dita di una sola mano. Unisci le dita, unisci. Ah, sì, Bravissimo. importante unire, a quanto pare. Sì, è molto perché vettorializzi. Ma vai a fare Ok. in culo. Poi vai col terzo dito, che è il tuo terzo nemico. Ok. Perfetto, bravissimo Mario. Adesso alza pure il quarto dito. Quattro nemici davanti a te. No, il mignolo, Oh Mario. sì, ah, il mignolo. Bravo. Poi dai. Dai, butta fuori tutto. Ma come butto fuori tutto? Abbassa la mano, abbassa, non piangere, non piangere, abbassa la mano. È normale essere emozionati perché finalmente
stai decomprimendo, è normale, è normale, è normale. È normale che tu decomprima, non piangere, è tutto a posto. Ok. Perfetto, perfetto. Adesso una preghiera Shaolin. Attenzione. Devi, sì, adesso devi vettorializzare bene. Devi riunire qui nel mezzo al petto tutti i tuoi pensieri negativi. Il fatto che ti sono scadute le sabbie, eccetera, devi cercare di vettorializzare. Ho capito, adesso sono io, ok? No, 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 a, tu, a tutti a scadono tutti le sabbie. Scadono, ok, va bene. Anzi, dobbiamo ripetercelo. A tutti scadono le sabbie. A tutti scadono le sabbie. Non dobbiamo prendercela. Non dobbiamo prendercela. Noi siamo migliori di un numero. Noi siamo migliori di un numero. Bene, allora vettorializza così. Bene, vai. E poi adesso ci vuole un grido di battaglia mentre allarghi. Ah! Ah! Vado io. Vai, vai. Ah! Dario? Stai andando benissimo, Mario. Siamo all'ultimo esercizio, quello più difficile. Ok. Allora, fai una C davanti a te. Una C, è che è stato, fai vedere al tuo pubblico che ci sta assistendo in questo processo, una bella C. Una C, che cosa rappresenta per te questa lettera, Mario? Una lettera normalissima, nient'altro che la C. Pensa alle prime parole che ti vengono in mente con la C. Cazzo, Clelia, colibrì, cilindro, sindaquil. Vabbè, basta, 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 basta. Ok. Ok. Allora adesso tieni ferma la mano così, però abbassa il braccio, però tienila davanti a te questa C. Tienila davanti a te. Abbassa un po' il braccio, non lo fare vedere. Buttalo giù così, esatto. Adesso altra mano davanti a te. La metti davanti a te così. E abbiamo una C rovesciata. Che cosa può rappresentare? Sembra quasi una bocca, no? Se ci pensi. È una C, come prima, con l'altra mano. E adesso vedrai la magia. Tira sull'altro braccio davanti a te, che avevi riposto momentaneamente. Bravissimo, Mario. Bravissimo. Incolonnali davanti a te, bene. Incolonna bene. In colonna. Che vuol dire incolonnare? Devo in colonna. Sì, no, devi metterli, metterli uno di fronte all'altro. Incolonnali bene. Bravissimo. E adesso Mario, ispira. Ed è un po' no, questo? Mi stai facendo fare un con a due mani? Sì o no, bro? Stiamo meditando, stiamo... Stiamo meditando noi. Ah, sempre okay. Abbiamo meditato. Abbiamo sempre meditato, ma non ce ne siamo mai accorti. Questo no, è il bello. No, perché non ci siamo mai accorti? Siamo partiti dicendo iniziamo a meditare. Hai sempre meditato, solo che non te ne sei mai accorto, Mario. Mai. Dovevi. Te sei sempre stato lì. Sei sempre stato dalla parte di te stesso. Ma ci vuole questa musica. Ci vuole questa vettorializzazione, questa concentrazione per capire qual è il tuo posto nel mondo. Ma. Io non ho capito un cazzo però, sto come prima. Vuoi vedere? Vuoi scoprire? Guarda, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Adesso non sei a Milano, anzi non sei a San Donato Milanese, nel tuo appartamento di merda, ma stai facendo il mio pensiero. Stai facendo un passo indietro, anzi ben più di un passo indietro. Sei a Messina. A Messina, la tua città. Una città fatta di luci e ombre, molto nette. Qual è la prima cosa che vedi davanti a te? Il paninaro. Il paninaro. Che cosa ricordi quel paninaro? La maionese artigianale. Perché? Cosa ti ricorda quel sapore? È il mio panino preferito. Qual è il tuo panino preferito, Mario? Il panino con le braciole messinesi, le patatine e la maionese. Bravo, Mario. Vorresti tornare a quel momento per un attimo? Sì.
Bene, concentrati allora. Ora concediamoci un minuto di silenzio. Pensando a questo panino, pensando a questo tuo momento d'infanzia, che è molto importante ovviamente per tutti. Bene, rilassati, sempre, pensa. Leviamo anche il video, tanto non è più importante. Perfetto, rilassati. Descrivimelo un po' questo panino alla maionese, descrivimelo bene. Descrivimi anzi il momento, cos'è che ti ricorda? Questa... Mi ricordo che dopo che era finito lo rimettevano nella piastra per piastrarlo e schiacciare gli ingredienti all'interno, renderlo un panino piastrato. Bene, respira, ci sei. C'era questo enorme recipiente di maionese artigianale che pigiava e ne usciva in quantità, e quando ero piccolo pensavo che non finisse mai, che era sempre lo stesso. Bene, respiriamo, concentrati bene su questo ricordo. Silenzio, non devi pensare a niente, che è molto importante. Molto importante. Bravissimo Mario. Puoi aprire gli occhi. Bravo Mario, sei stato molto bravo. Complimenti. Perché la gente ride? Eh? Perché la gente ride? No, non so, sei stato molto bravo, non so, forse perché si sono immedesimati in te. Hai provato a far partire lo sniff e non è riuscito? Assolutamente no. Hai provato a riscattare lo sniff? No, 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 assolutamente. Non sento di essere migliore, non sento di aver riacquistato il sapore del panino, sento di aver perso veramente un sacco di tempo. Mario è vettoriale? Grazie Turbi, grazie Roberto, grazie scrivi, palustra, video. Non dire così, ora sei migliore, ma va non bene. Non si per sbora, non... tanto.